Giorgio Radicati. Esplorazione della mente fra lucida follia e insano discernimento. Mazzanti Libri, 2019. Un vecchio manicomio monumentale diventa teatro di una vasta esplorazione della mente dell'uomo oscillante, fin dalla notte dei tempi, fra lucida follia ed insano discernimento. I protagonisti del viaggio sono un saggio fantasioso umanista, la figlia ricoverata ed il nipote nevrotico, legati tra loro non soltanto da vincoli di sangue, ma soprattutto da un sottile e solidissimo bandolo della loro matassa mentale che finisce per condizionarne l'esistenza. Attraverso esperienze di vita e meditazioni di varia natura, in un'atmosfera continuamente in bilico tra il sogno, la realtà e l'immaginazione, sfilano in ordine sparso dinanzi a loro decine di comparse, reali o puramente immaginarie, illustri o del tutto sconosciute, per testimoniare e/o dimostrare la complessità della psiche nell'interpretazione degli accadimenti terreni, nel concepimento delle svariate manifestazioni umane, intime ed esteriori, nell'adozione di credi religiosi o puramente intrisi di superstizione, negli orientamenti a volte contraddittori della scienza e, in ultima analisi, nella perenne vana ricerca dell'origine e della destinazione ultima dell'uomo. A metà tra romanzo e saggio di psicologia, psichiatria e psicanalisi, il racconto fa meditare sulla realtà che ci circonda, focalizzandosi su manifestazioni ed eventi che possono, a seconda della persona che li vive, del momento o della loro natura e modalità, incuriosire, attrarre, spaventare, incoraggiare, esaltare e, molto spesso, turbare nel profondo. In ultima analisi, l'esplorazione della mente proposta rappresenta un messaggio con il quale si vuole mettere a nudo la costituzionale fragilità della mente umana, ma al tempo stesso esaltarne le enormi potenzialità sulle quali è riposta la possibilità di future inimmaginabili salvifiche scoperte nel campo dello spirito a favore dell'umanità. Giorgio Radicati, nato a Roma, ha iniziato la sua carriera diplomatica nel 1967, rappresentando l'Italia in Europa, Stati Uniti, Sud America. Dal 1978 al 1984, presso il Ministero degli Affari Esteri, è stato il capo dell'Ufficio Africa Subsahariana per la Cooperazione e lo Sviluppo. Oltre al suo ruolo di ambasciatore, si è occupato di arti visive, esponendo in molte mostre personali e collettive in Italia e all'estero.